Riprendiamo la nostra diretta, stamattina vogliamo parlare di comunicazione, aprire una finestra su questo mondo straordinario, anche perché è la nostra professione e ci teniamo a coccolarla per certi versi, e lo vogliamo fare con Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. Buongiorno Vincenzo, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Grazie. Grazie per essere con noi. Vogliamo parlare allora di comunicazione, come abbiamo detto, perché nei giorni scorsi si è concluso un convegno organizzato proprio dalla Conferenza Episcopale Italiana dal titolo Utente e Password, Connessioni e Profezia. Ecco, si è voluto parlare dell'interscambio, ecco, potremmo dire così, delle connessioni, per utilizzare il termine del convegno, appunto, connessioni tra persone, perché bisogna essere tessitori di comunità. Ecco, c'è una ratio a fondo di questo convegno e di questo titolo, e ti chiederei per partire di spiegarci perché avete voluto utilizzare queste immagini dell'ambiente digitale. Ogni giorno noi siamo utenti in qualche modo. Ormai la comunicazione, lo ricordavi anche tu, si svolge prettamente in un contesto digitale, e ogni giorno noi, per poter accedere in un ambiente digitale, siamo soliti digitare un utente e una password. E l'utente corrisponde all'identità di ciascuno, e sostanzialmente molto spesso viene utilizzato il nome e il cognome. La password invece è quel codice alfanumerico che ogni persona custodisce proprio per poter accedere all'interno di un contesto che noi riteniamo nuovo, ma che di fatto nuovo non è. Basta guardare alle nuove generazioni, ai più giovani. Allora, il rimando all'utente alla password vuole essere un invito a riscoprire la propria identità, ciò che si è, chi si è, e quali sono le proprie caratteristiche, qual è il dono più prezioso che ogni persona possiede, per poter entrare in un ambiente che ormai è abitualmente abitato. E allora l'invito è proprio quello di recuperare la dimensione primaria della comunicazione, che corrisponde al tesoro di ogni persona, alla sua unicità, alla sua tipicità, al fatto che comunque ognuno ha qualcosa che può comunicare a qualcun altro, ed è qualcosa di molto prezioso. E le connessioni che noi alimentiamo ogni giorno con il nostro accedere, con il nostro utilizzare delle piattaforme, hanno bisogno di una riscoperta di questa dimensione primaria della comunicazione, che solo una volta che ognuno possiede la propria identità, non la svilisce, non la smerdisce, può portare quell'elemento di novità per arricchire anche un ambiente che noi abitiamo abitualmente. Vincenzo, l'emergenza pandemica ci ha, ecco, consegnato una comunicazione che corre più forte di noi. Ogni giorno ci sono delle novità da questo punto di vista, nuovi paradigmi comunicativi in cui la Chiesa, potremmo dire, si è inserita anche grazie proprio a questa emergenza. Potremmo trovare, ecco, se vogliamo, anche un lato positivo, se proprio vogliamo fare un esercizio di stile. Ma c'è bisogno di uno scatto in più. Qual è quello che va fatto e che va fatto tutti insieme poi? Prendere maggiormente consapevolezza non semplicemente della potenza degli strumenti, e quindi della loro capacità, come si dice tecnicamente, della loro pervasività in un contesto mediale, ma prendere maggiormente consapevolezza del dono e della ricchezza che può essere transitato attraverso questi strumenti. Noi purtroppo abbiamo un'accezione molto, ma molto strumentale dei mezzi di comunicazione, cioè ci limitiamo semplicemente al dato che questi rappresentano uno strumento da utilizzare. Ecco, adesso come in ogni passaggio storico, iniziano o forse rappresentano già qualcosa di più. Per cui, per poter esserci, perché la presenza sia significativa, serve uno scatto in più nella formazione e nella conoscenza. Per poter avere, per poter non svilire le proprie parole, la propria comunicazione, serve avere una conoscenza approfondita di ciò che si utilizza e del modo con cui si utilizza. Ogni strumento ha un suo linguaggio.
Per poterlo parlare bisogna conoscerlo. Molto spesso questo non avviene, per cui si creano tanti fraintendimenti e la presenza più che significativa diventa una presenza simpatica, svilisce quello che si vuole dire, il portato della propria missione. Ecco, noi dobbiamo recuperare nella formazione e nella conoscenza. Ecco perché tu parli di dono e di ricchezza, perché tante volte ecco, chi magari è avvezzo al mondo dei social prova solamente a contare quel pollice alto oppure quel cuoricino che c'è su Instagram e su TikTok, ma che in fondo nascondono anche un volto. Ecco, la ricerca del volto è uno degli aspetti più importanti da questo punto di vista. Ecco, la Chiesa deve provare quindi a umanizzare, potremmo dire, la comunicazione, ma questo come deve avvenire? Ma basterebbe semplicemente un esercizio molto pratico. Molto spesso tu facevi riferimento ai segni di consenso, il like, i cuoricini, le stelline. Questi rappresentano probabilmente un segno di consenso a ciò che si dice o manifestano magari un non consenso a ciò che si dice. Però tutto ciò molto spesso avviene in un contesto automatizzato, cioè c'è piena consapevolezza del like, e dietro a quel like io riesco a ricostruire, a vedere il volto della persona che mi esprime il suo parere. Questo probabilmente molto spesso avvenendo in un contesto molto mediato porta con sé un'immediatezza nell'esprimere il proprio parere e molto spesso ci si dimentica della bellezza del volto, della bellezza di una comunicazione primaria. La tensione, il nostro compito è proprio quello di ridonare all'interno di azioni che molto spesso avvengono in maniera meccanica o narcisistica la bellezza di quella che è la comunicazione primaria, che passa attraverso un sorriso, attraverso una carezza, attraverso anche un silenzio. Però dietro un silenzio c'è tutta una comunicazione che molto spesso viene sciupata e svilita. Ora, l'impegno è proprio quello di, come dicevi tu, umanizzare questo processo Comunicativo. mediatico, questo processo comunicativo. Abbiamo 2 minuti, Vincenzo. Voglio citare una frase presa dal tuo discorso di chiusura di questo convegno molto interessante, Utente e Password, Connessioni e Profezie, che si è chiuso nei giorni scorsi, a Roma. Non siamo battitori solitari, ma tessitori di comunità. Ecco, l'ho voluto estrapolare perché vorrei che tu chiudessi il tuo intervento, il tuo stare con noi, ecco, anche con un auspicio di quello che deve essere il rapporto tra la Chiesa, la società, la comunicazione, visto anche l'importante periodo sinodale che stiamo vivendo. Quando noi parliamo di Chiesa, molto spesso il pensiero corre all'istituzione e molto raramente ci si sente pienamente coinvolti all'interno di una dimensione comunitaria. E questo aumenta quando noi abbiamo a che fare con la tecnologia, con la comunicazione, con tutto ciò che afferisce il mondo mediale. Anche lì noi siamo chiamati a essere presenti. E con quel surplus, con quel di più che noi possiamo dare. Non siamo battitori solitari, nel senso che noi non dobbiamo essere protagonisti a sé stanti. Ciò che il nostro impegno primario non è semplicemente la ricerca del like, del consenso. Noi siamo chiamati ad aggiungere quel di più che deriva dalla nostra dimensione più alta della comunicazione, che appunto è l'annuncio e l'evangelizzazione. Ma non dobbiamo farlo per proselitismo, cioè il nostro esserci non è quello di ricercare un semplice consenso, ma di cercare di costruire attraverso la nostra opera comunicativa quel tessuto di comunità che molto spesso i nuovi strumenti, proprio per la loro capacità pervasiva, tendono a frammentare. E allora la nostra comunicazione sarà piena, sarà matura, perché all'interno di ogni azione noi raggiungiamo quel dono totale della persona che si apre all'altro ed è la dimensione più bella di una comunicazione che ci riporta a quel comunicare primigenio che noi apprendiamo nel grembo materno. Ecco, credo che questo sia l'impegno primario.
non cercare semplicemente il consenso personale, ma ricordarsi sempre che attraverso la propria azione si può costruire o si può distruggere un tessuto comunitario ed è quello che noi non vorremmo mai avvenisse. Noi dobbiamo sempre puntare ad aggregare. Vincenzo, io ti ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro e anche buona comunicazione, ecco. Grazie, grazie. Buona giornata a tutti Grazie. voi. Grazie di cuore a Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi continueremo ancora il nostro stare insieme.